quindi passiamo all'AICA, quindi a Industria Alberghi, all'amica direttore generale Barbara Casito, per un commento anche da parte di Confindustria Alberghi, che ci ha sempre sostenuto nel progetto, e quindi anche a lei una visione sul progetto. Grazie, grazie tante. Sì, effettivamente noi l'abbiamo seguito fin dall'inizio con la sana convinzione che fosse un'opportunità per il settore nel suo complesso. Una convinzione che nel tempo è maturata e ha trovato effettivamente conferma di quello che pensavamo. Stamattina ho sentito con molta attenzione quello che ha detto il ministro. Io sinceramente sposo completamente il discorso che ha fatto. Vorrei aggiungere una cosa: ha parlato di redistribuzione dei flussi in questo futuro, speriamo vicino al termine di questa durissima traversata al di là della crisi. Io credo che invece questo sia un sistema che può creare nuovi flussi. Il progetto Valore può fare un'azione di ricucimento del territorio, di ricucitura del territorio, creando una serie di attrattori che vanno ad integrare quelli esistenti. Quindi un sistema di offerta ben più diffuso e che va in assoluta sinergia con quello che esiste. Ovviamente condivido nettamente il discorso di Alessandro sul tema delle regole, del gioco, eccetera, ma questo è un aspetto, come dire, che sicuramente sarà sempre monitorato e guardato con grande attenzione, e che comunque non inficia l'importanza di questo progetto. Noi sappiamo che il paese vive di turismo prevalentemente internazionale, l'abbiamo capito ancora di più in questo momento in cui l'assenza di turisti stranieri ci ha permesso di guardare purtroppo con chiarezza a quanto questo mercato valga per l'economia del nostro settore, ma anche per l'economia dell'Italia. Ricordiamoci, il turismo tutto insieme fa il 13% del fatturato, quindi del PIL nazionale, quindi parliamo di valori importanti che sono oggi in gioco. L'idea di lavorare per valorizzare il tessuto del nostro paese da un punto di vista dell'offerta, anche con quello che sono aree di interesse specifico dove vivere l'esperienza diventa prevalente, vuol dire anche creare nuovi attrattori per questa fascia di turismo che a noi interessa enormemente. Cosa vuol dire rispetto al patrimonio esistente? Noi abbiamo un patrimonio alberghiero che è forse il più importante d'Europa, uno certamente dei più rilevanti, più qualificati, e che muove e genera maggior valore nelle economie dei paesi europei. Il fatto di costruire un contesto più ricco nel quale questi operatori lavorano vuol dire creare attrazione degli investimenti e anche aumentare il valore di queste realtà. Noi ovviamente non potremo mai pensare che il turismo d'Italia cresca solamente di borghi o di cammini o altro. Queste sono delle valenze che si vanno a comporre intorno a quello che è l'hardware del nostro turismo, che è sempre stato le città d'arte, eccetera. Quindi il progetto Valore ci permette di ampliare la capacità di fare dei nostri operatori e la capacità di fare del nostro paese nel turismo. Ricordiamoci che chi ci guarda da fuori vede un paese piccolissimo, bellissimo, in cui in uno spazio estremamente ridotto ci sono tantissime tipologie di turismo che si possono vivere, anche abbastanza bene. Il nostro è un paese sicuro, non solo da un punto di vista sanitario, ma da tanti altri punti. Noi ci misuriamo col turismo internazionale, non c'è un problema di competitività locale in realtà. Quindi poter aggiungere all'offerta che oggi abbiamo una serie di attività, di esperienze aggiuntive, anche di tipologie di accoglienza diverse, vuol dire effettivamente aprire il paese a nuovi turisti, certamente portare ricchezza sul territorio e aiutare anche chi già è presente. Sappiamo bene come a volte una struttura iconica possa trasformare una località in un attrattore. La presenza a volte di interlocutori internazionali fa sì che una località diventi improvvisamente conosciuta agli occhi del potenziale turistico che abbiamo a livello mondiale. Barbara, quello che mi spesso, io faccio un altro mestiere, ma insomma mi ha aiutato a capire anche un po' il turismo, quello che mi dici spesso è dobbiamo cercare
con questo tipo di turismo di portare per la seconda volta. Il turista che è venuto in Italia, che è venuto a Roma, ha visto Roma, Firenze, Venezia, toccare Luca nel solito tour, diciamo, lo dobbiamo invogliare a venire una seconda volta e magari atterrare a Roma, ma fare l'Umbria, andare ad Assisi e arrivare poi in Toscana a Montalcino. Quindi è quello che dobbiamo riuscire a offrire, no? Quindi grazie mille, come AIGA lo sappiamo, ci siete sempre stati come sponsor a bordo, quindi contiamo anche in questo caso su di voi, soprattutto per una dimensione che vuole essere accresciuta del progetto.